i Vercelli, il centro Polis per l'organizzazione, per l'apporto logistico dato a questo evento. Io farò una breve introduzione sul problema della sicurezza nella regione del Mediterraneo, quali sono le tematiche principali, e poi lascerò la parola ad Arturo, che andrà ad affrontare e ad approfondire il tema della Libia. Indubbiamente col nuovo millennio la regione del Mediterraneo ha conosciuto una profonda e sta conoscendo una profonda mutazione a livello di geopolitica e di politica internazionale. Le cause di questi mutamenti sono profonde, ma possiamo riassumere, diciamo, in due momenti cruciali. Uno è sicuramente la guerra in Iraq nel 2003 e l'altro sono le primavere arabe nel 2011. Con la guerra in Iraq nel 2003 gli Stati Uniti rovesciano il regime di Saddam in Iraq e aprono involontariamente, ma questa è la realtà dei fatti, aprono la via a tutta una serie di eventi a livello regionale che porteranno alla instabilità del paese e alla nascita, allo sviluppo di nuovi attori non statuali nella regione, in particolare quello che noi oggi conosciamo come Stato Islamico o ISIS. Il gruppo nasce da una piccola cellula legata ad Al-Qaeda nel 2004, viene combattuto aspramente dagli americani e dalle truppe irachene nel corso della guerra. Tra il 2007 e il 2008 la situazione in Iraq sembrava in parte sotto controllo, ma con il ritiro americano poi nel 2011, completato a dicembre del 2011, la situazione muta radicalmente. Il gruppo torna a condurre attacchi di ampia portata, torna a rinforzarsi sul territorio e gode di una certa qual libertà in alcune aree del paese, in particolare le aree abitate dalla popolazione sunnita. Contemporaneamente si sviluppa la guerra civile in Siria, siamo all'inizio del 2011 quindi, e questo offre al gruppo un ulteriore campo di battaglia, un'ulteriore zona in cui radicarsi, in cui potersi sviluppare. Il mix di questi due fronti darà poi vita a quello che molti analisti negli anni passati hanno definito Sirac, cioè appunto l'unione tra la Siria e l'Iraq, visti come un unico teatro operativo per quanto riguarda lo Stato Islamico. E proprio per questo motivo poi lo Stato Islamico riuscirà a trovare la forza politica, militare, economica, eccetera, per imporsi nel giugno del 2014, per esempio conquistando la città di Mosul, poi spostandosi più a sud verso Tikrit, arrivando alle porte di Baghdad, spostandosi poi nella provincia di Al-Anbar, che è la provincia occidentale irachena che confina con la Siria, quindi sostanzialmente unendo i due teatri. Da lì il gruppo poi partirà per ampliarsi sugli attacchi in Europa, non mi dilungo, li conosciamo purtroppo, ma il gruppo avrà poi troverà proseliti in Sinai, dove il ritmo di attacchi è quasi quotidiano in alcune aree, e poi soprattutto in Libia, dove conquisterà la città di Sirte, poi liberata nel dicembre del 2016. Ma anche qui il discorso vale con quello che potremmo fare per il caso iracheno: il fatto di liberare una città non significa aver sconfitto il gruppo, e infatti il gruppo, come probabilmente poi ci spiegherà anche Arturo, è ancora molto attivo nelle zone desertiche della Libia. E poi appunto il secondo elemento di grandi cambiamenti all'interno della regione del Mediterraneo sono state indubbiamente le cosiddette primavere arabe, scoppiate all'inizio del 2011, hanno portato a un cambio di regime in Tunisia, l'unico cambio di regime sostanzialmente pacifico, hanno portato alla guerra civile in Siria, che continua tuttora, hanno portato a un cambio di regime in Egitto, con anche una conseguenza di
revisione, se non proprio di cambio, quantomeno delle strategie internazionali e di alleanze, e hanno portato alla caduta del regime di Gheddafi in Libia, aprendo la via a questi ormai 7 anni di instabilità nel paese. Questi elementi, uniti ad altri di più ampia portata da un certo punto di vista, come ad esempio una rinnovata politica nella regione da parte dell'Iran, e questa la si può vedere sia all'interno del caso iracheno, sia all'interno della guerra civile in Siria, un nuovo interventismo russo nella regione, pensiamo all'intervento in Siria, ma anche a forti legami nel teatro libico, dove la Russia appoggia il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. Questi sono tutti nuovi attori, diciamo, all'interno della regione del Mediterraneo, che aumentano la complessità di leggere alcuni fenomeni. Indubbiamente il caso libico è quello che in quanto italiani ci tocca più da vicino, per tutta una serie di problemi a livello energetico, innanzitutto il problema migratorio, il problema della sicurezza nazionale, gli interessi nazionali. E quindi trovo che sia estremamente importante leggere e approfondire il tema della Libia, e inquadrandolo appunto in questo breve disegno che ho fatto della geopolitica del Mediterraneo di questi ultimi anni. Sulla Libia lascio la parola ad Arturo, ricordandomi che alla fine lascerò spazio a domande in modo da poter intervenire e discutere su queste tematiche. Arturo. Beh, innanzitutto grazie dell'invito, grazie Andrea, grazie all'Università e al Centro Polis. Parlare della Libia è naturalmente molto complesso, perché primo punto ognuno si è fatto un po' un'idea di quello che è successo nel corso di questi anni, e rimane nelle cronache di tutti i giorni, sostanzialmente per diverse motivazioni: il caos libico, la crescita del fondamentalismo, Andrea ha detto giustamente dello Stato islamico, ma ci sono e c'erano altre formazioni radicali islamiche, ma soprattutto nell'ultimo periodo il tema dell'immigrazione. Quindi la Libia è un po', come dire, un giardino di casa dell'Italia, non solamente perché abbiamo una lunga tradizione che ci ha unito nella buona e nella cattiva sorte, naturalmente è stata terra di colonizzazione italiana nel passato, ma poi è continuato un lungo legame ha legato i due paesi. Questo legame è essenzialmente dato da una sorta di complementarietà economica, che al di là del bene e del male è un dato di fatto. L'Italia è un paese sviluppato, lo è sempre stato di più dal 1945 in poi, è però un paese che aveva un'estrema necessità di risorse energetiche, e in particolare di idrocarburi. La Libia non era un paese sviluppato, era ricchissima ed è ricchissima tuttora di idrocarburi, di energia, di gas e di petrolio, ma ha estremamente bisogno di tecnologia e know-how e di conoscenza, anche solamente perché questa tecnologia e questo know-how serve per continuare a garantire lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi e dei giacimenti di gas. Il settore energetico richiede in continuazione una capacità tecnologica per nuove esplorazioni. E quindi sostanzialmente i due paesi hanno instaurato un rapporto di reciproca convenienza, rapporto che ha avuto una storia lunga e che comincia con la scelta italiana, scelta un po' obbligata, ma non entriamo in un dibattito storico, delle colonie, che è avvenuta dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che ci ha posto, come dire, forse, o ha tentato di porre l'Italia su una base paritetica rispetto ai paesi che stavano attraversando il periodo della decolonizzazione. Questo ha permesso all'Italia nel 1969, primo settembre del 1969, quando Gheddafi compie un colpo di Stato, di proporsi come un partner della Libia, un partner economico ma poi anche un partner politico. E il rapporto è stato in buona parte basato su questa duplice convenienza da entrambe le parti. E il rapporto è stato stretto, solido, con alti e bassi, poi
ci ricordiamo probabilmente tutti Gheddafi, la retorica gheddafiana anche nei confronti dell'anticolonialismo, eccetera, del ruolo dell'Italia, del ruolo dell'imperialismo, poi cerchiamo di capire perché. Ma al di là di questi alti e bassi retorici, vi è sempre stata una convenienza reciproca ad avere delle buone relazioni, soprattutto dal punto di vista economico. È una lunga storia che parte dai primi incontri avuti con Aldo Moro nei primi anni 70, fino a quelli con Andreotti e Craxi negli anni 80, fino ad arrivare a Lamberto Dini, che nel 1998 segna un primo accordo con la Libia di Gheddafi, a Prodi, che allora era capo della commissione nei primi anni a metà anni 90, poi 2000, che è stato anche capo della Commissione europea, e poi naturalmente i più noti con D'Alema prima e con Gheddafi poi, e con Berlusconi poi. Quindi sostanzialmente una lunga storia di amicizia tra i due paesi basata su questa complementarietà economica. Cosa succede nel 2011? Nel 2011 i due paesi vicini, la Tunisia e poi l'Egitto, riescono a scalzare gli autocrati, i dittatori, che erano al loro governo da decenni. Viene un po' naturale che la comunità internazionale e i libici stessi guardino alla Libia come ulteriore successivo passo di questa primavera araba, come ha detto Andrea Beccaro poco fa. Era scontato che la Libia fosse la terza casella di questo domino, non era scontato. E non era scontato perché la Libia è essenzialmente un paese molto diverso rispetto a quanto siano i due vicini, Tunisia ed Egitto. È un paese molto diverso perché è un paese ricco, come abbiamo detto. La Libia è quello che si definisce un rentier state, uno stato che basa le proprie entrate quasi esclusivamente sulla vendita degli idrocarburi all'estero. 90-95% dei propri introiti sono derivanti dalla vendita all'estero di idrocarburi. E questo, voi direte, sono più ricchi, ma condividono una storia comune con gli altri due paesi. E che cosa comporta dal punto di vista politico? Dal punto di vista politico, essere un rentier state ha una valenza importante. E ha una valenza importante perché? Perché essere un rentier state crea un particolare patto sociale tra chi governa e chi è governato. Chi governa non ha bisogno di imporre tasse ai cittadini. I classici rentier state sono i paesi del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Kuwait, eccetera. Quei paesi non impongono una tassazione al proprio cittadino, non hanno bisogno delle tasse del cittadino perché vendono i propri carburanti all'estero e guadagnano i propri profitti. Hanno dei grossi surplus, non dei grossi deficit. Sicché questo cosa crea nel cittadino? Crea un patto particolare. Io non ti chiedo tasse, ma in cambio tu non mi chiederai nulla. Cioè, chiedo una sorta di acquiescenza di chiudere un occhio sulla gestione del potere. È un po' il reverso della classica massima liberale no taxation without representation. Cioè, non c'è nessuna rappresentatività perché non ti chiediamo nessuna tassa. E questo inficia naturalmente un processo di rappresentatività all'interno del paese. Inficia, come dire, il germogliare di una democrazia rappresentativa come noi oggi la conosciamo, come la conosciamo nella forma liberale occidentale. E Gheddafi sapeva bene ciò naturalmente. E aveva governato il paese per 42 anni basandosi su questo patto sociale. Si governa un paese per 42 anni certamente con il bastone, e il bastone di Gheddafi non è mancato verso la popolazione libica, non lo stiamo assolutamente glorificando, ma non si governa un paese per 42 anni senza anche la carota. Bastone e carota. E la carota cos'era? La redistribuzione della rendita. Redistribuzione della rendita petrolifera. Gheddafi ha fatto della rendita petrolifera uno strumento di governo. I libici sostanzialmente avevano case a prezzi calmierati, i beni erano sussidiati, la benzina non ne parliamo, eccetera. Quindi questo crea una particolare forma di governo, che è una sorta di patronato che poi Gheddafi aveva sapientemente, sul quale Gheddafi aveva sapientemente
costruito anche un'ideologia. Lui si è reputato un ideologo, la terza via, lo stato delle masse, questa giamairia, eccetera, stato delle masse dove in realtà le masse in Libia non sono mai esistite, perché parliamo diciamo di 5-6 milioni di persone, quindi stiamo parlando di qualcosa che è un po' più grande del Piemonte dal punto di vista demografico, un po' più piccolo della Lombardia. Conosciamo bene le dimensioni. Su, naturalmente, un paese che è esteso, mi pare, 7 volte l'Italia, dal punto di vista della superficie. Quindi capite che in realtà i libici potenzialmente potrebbero essere seduti su un precipizio e potrebbero tutti quanti beneficiare. Cosa succede? Succede che questa redistribuzione della rendita non è ridistribuita in maniera uguale. E quando c'è qualcuno che pensa di non prendere a sufficienza o pensa in qualche maniera di essere sfruttato ai danni di qualcun altro all'interno del paese, si creano meccanismi per i quali nel febbraio-marzo del 2011 parte della popolazione libica, e in particolare la parte che voi vedete in questo momento sulla destra della mappa, a Bengasi, capitale, chiamiamola, capoluogo della Cirenaica, regione a est, giovani scendono in piazza e aderiscono a questa primavera araba e vogliono in qualche maniera partecipare a quanto sta succedendo nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, a questa nuova forma di espressione dei giovani e delle comunità, espressione di libertà. Quindi c'è una parte che sinceramente scende in piazza. Non è tutta la Libia che scende in piazza, e questo è uno dei primi delle prime diversità rispetto agli altri paesi. È una rivolta che ha una connotazione geografica ben definita. E perché la Cirenaica? Perché il sistema di alleanze e di potere che aveva Gheddafi nella Libia era un sistema di alleanze che faceva particolare perno sull'altra regione importante della Libia, la Tripolitania, quella che noi vediamo in questo momento più verde e sulla sinistra. Quindi sostanzialmente per un lungo periodo, del 2011, diciamo almeno dal marzo fino all'agosto, la rivolta si è trasformata in un conflitto civile. E se ci ricordiamo, c'erano i rivoltosi che avanzavano dalla destra verso la sinistra, lungo tutta quell'area che adesso è tratteggiata, ma che possiamo indicare da Sirte fino a Bengasi o fino a Brega, tutto nel Golfo della Sirte, e i lealisti da sinistra li respingevano dall'altra parte. Secondo elemento di diversità rispetto alle altre rivolte e alle altre primavere arabe, c'è stato fin da subito in Libia una forte influenza degli attori esterni. Gli attori esterni hanno avuto subito, fin dalle prime battute, una grande influenza, appunto perché sapevano e avevano visto che cosa stava succedendo dalle altre parti. Tutti speravano in qualche maniera di farsi mentori della nuova trasformazione della Libia. Farsi mentori vuol dire in qualche maniera indirizzarla a proprio gradimento, a proprio piacimento. Far sì che la nuova Libia che esce dalla caduta del regime di Gheddafi mi sia in qualche maniera più vicina e amica di quanto non fosse in passato. E Gheddafi di nemici se ne era fatti parecchi in giro per il mondo, dai paesi del Golfo, con i quali aveva osteggiato lungamente, si era combattuto lungamente relativamente alle politiche energetiche mondiali. Gheddafi era sempre stato uno dei maggiori fautori dell'uso politico e del prezzo del petrolio, mentre naturalmente Arabia Saudita e Emirati erano di altra idea. Nel corso della storia, per motivazioni politiche, eccetera, inimicizie erano cresciute anche nei confronti della Francia, e Libia, che storicamente aveva sempre osteggiato le iniziative francesi nella France-Afrique. La Francia ha una proiezione chiara nell'area medio orientale, mediterranea e africana, a cui addirittura dà un nome, la France-Afrique. E quindi, per diverse motivazioni, anche qua servirebbe un secondo seminario, ma ci concentriamo sulle motivazioni economiche e sulle motivazioni politiche che spinsero a un certo punto
Sarkozy, presidente francese, a lanciare una sorta di ultimatum verso la Libia. E anche un ultimatum che fu percepito come tale dagli alleati, insomma. Noi interveniamo, chi vuole ci segue, altrimenti faremo anche da soli. 11 marzo del 2011. A quel punto, in qualche maniera, la NATO interviene, la NATO e gli Stati Uniti si sentono per la prima volta un po' tirati per la giacchetta da un presidente francese, avviene il contrario di quanto accadde nel 2003, dove fu un presidente americano a incentivare un intervento armato in Iraq. Qua è un po' il contrario, i francesi probabilmente si illudevano di poter ribaltare il regime libico molto velocemente e di avere anche un successo d'immagine in qualche maniera da poter poi rilanciare verso tutta l'area. La Francia è una nazione che è nata da una rivoluzione, quindi c'è anche una retorica molto forte rivoluzionaria verso gli ideali di libertà, eccetera, che poi diventano naturalmente strumento di una politica estera. La NATO e gli Stati Uniti decisero di intervenire e di seguirlo, non senza rammarico da parte del presidente Obama, che alla fine del suo mandato, l'anno scorso, anzi ormai 2 anni fa, ha detto più volte ripetutamente che il suo più grosso errore fu quello di seguire la Francia e la Gran Bretagna, che ad essa subito si allineò, nell'avventura libica. Gli Stati Uniti erano piuttosto riottosi, erano in Iraq, Obama cercava di smarcarsi, erano in Afghanistan, non erano felici di esserci da quasi un decennio, quindi sostanzialmente aprire un terzo fronte era piuttosto difficile nella visione statunitense. E una delle cause sostanziali anche del disfacimento dello Stato libico è secondo me un vincolo che fu messo praticamente da subito da tutta la comunità internazionale, ed era quello di non fare un intervento terrestre. Cioè sostanzialmente l'intervento fu un intervento di bombardamento, di aiuto e bombardamento alle truppe, diciamo, alle forze rivoluzionarie che subito si erano organizzate, che subito avevano ricevuto finanziamenti, fondi, armi dai paesi arabi in funzione anti-grindafiamme. E questo vincolo si è, come dire, mantenuto anche nella fase successiva alla caduta del regime di Vietnam. Un vincolo che in realtà ha impedito forse una vera fase di state building, perché Gheddafi viene ucciso, scusate. Gheddafi viene ucciso il 20 ottobre del 2011 e da quel momento, anziché avere una vera fase costituente di un nuovo Stato libico, abbiamo il disfacimento dello stesso Stato libico. Disfacimento che è dettato da una serie di motivazioni. La prima risiede sempre nell'essere un renti esterno. Gheddafi aveva volutamente evitato che lo Stato libico avesse istituzioni forti, perché un renti state non ha bisogno di istituzioni forti. C'era già lui, era già sufficiente la sua figura. E Gheddafi si descriveva nell'ultimo periodo, non aveva incarichi ufficiali, ma si descriveva semplicemente come la guida. Era una guida in qualche maniera, era un padrino. Vendeva gli idrocarburi all'estero e ridistribuiva la rendita direttamente alla popolazione. Per le feste, per le occasioni, si poteva andare in banca e famiglie ritiravano denaro. Questo, con delle istituzioni forti che si sarebbero potute mettere in mezzo tra la mano di chi taglia i soldi e la mano di chi riceve, avrebbe creato degli scompensi come forma di governo. Quindi, volutamente le istituzioni libiche già non esistevano, erano piuttosto deboli. Negli ultimi anni addirittura Gheddafi aveva smantellato i ministeri, cioè ha detto i ministeri non esistono più, non abbiamo più bisogno, come dire, un populismo arte libera, quello di Gheddafi per certi versi, non abbiamo più bisogno, questa è una democrazia diretta, voi potete partecipare nei comitati, prendete le decisioni e poi io risolverò le questioni. Questo evitava oltretutto che ci fossero delle figure
delle personalità antagoniste nei suoi confronti. Ha evitato sempre che ci fosse qualcun altro. Nell'ultimo periodo, per fare affari in Libia, bisognava passare esclusivamente dalla famiglia Gheddafi, dal clan Gheddafi, da uno dei figli di Gheddafi. Quindi sostanzialmente il paese non aveva istituzioni. Non aveva istituzioni. Quindi quando cade Gheddafi, non cade solamente l'autocrate, come succede in Tunisia o come succede in Egitto. Non cade solamente il regime, ma cade e crolla lo Stato libico. In Tunisia lo Stato è continuato ad esistere. Esisteva una classe borghese che ha portato avanti delle idee, che si è fatta in qualche maniera garante di una serie di riforme. In Egitto esisteva ed esiste, continua a esistere, un'istituzione molto forte che era quella dell'esercito. L'esercito ha continuato a esistere, si è fatto garante di una trasformazione e poi si è fatto garante di una restaurazione, ma è continuato a esistere come istituzione. Lo Stato egiziano è continuato a esistere ed è forte come durante l'epoca di Mubarak, se non forse peggio, o meglio, diciamo, peggio nella mia concezione, rispetto a quanto non era di Mubarak, rispetto a Mubarak. In Libia c'è stato un disfacimento. E soprattutto non è emersa una nuova classe dirigente. Non è emersa una nuova classe dirigente perché la Libia ha avuto due tipi di dirigenti ai quali la comunità internazionale si è aggrappata durante il periodo della rivoluzione e poi nel periodo successivo. E sono il primo tipo di dirigente o di nuovo dirigente sono gli esuli libici. Esuli libici che erano usciti dalla Libia, scappati dalla Libia per diverse motivazioni, perché erano degli oppositori politici, ed erano fuori dal paese da 10, 20, 30 anni. Certamente erano cresciuti nelle migliori università americane ed europee, certamente erano e sono competenti dal punto di vista tecnico, ma con quale reale presa e capacità di comprensione di un paese che avevano abbandonato 30 anni fa, 20 anni fa, pensiamo all'Italia, dove sembra che nulla cambi, ma in realtà 20 anni fa o 30 anni fa passiamo da Andreotti a Matteo Renzi o Di Maio. Insomma, il tempo passa per tutti e la presa, la conoscenza di che cos'è la politica e di qual è il mondo reale è molto diverso dopo 20-30 anni. Il secondo tipo di personalità alla quale la comunità internazionale si aggrappa sono i transfughi dal regime, cioè sono persone, personalità che pur essendo stati all'interno del regime per diversi anni, per diverso periodo, nelle prime fasi della rivoluzione, vuol dire, fanno il salto dall'altra parte e molto spesso questo salto viene fatto per opportunismo. Una volta che alcuni degli ex amici di Gheddafi, gli amici di Gheddafi, capiscono che le comunità internazionali, l'ONU, la NATO, i paesi arabi hanno deciso che Gheddafi deve cadere, che ci deve essere un regime change, del quale si parla sempre apertamente di più nel corso del 2011, in Libia, beh, l'opzione per salvarsi la vita è quella di passare dall'altra parte. Certo, sono persone che hanno una capacità di amministrare la macchina pubblica per certi versi, perché l'hanno fatto sotto il regime di Gheddafi, ma come pensate che possano essere accolti da chi realmente sta combattendo una battaglia? Chi realmente ha visto il fratello ucciso al fronte, chi è stato ferito, chi ha rischiato la vita, chi ha combattuto contro il regime di Gheddafi, come possa accettare di avere al potere lo scagnozzo di? Quindi capite che un altro vulnus importante di questa situazione è il fatto che non vi sia una piena convergenza, una piena eguaglianza tra la rappresentatività politica e la rappresentatività militare di chi realmente detiene il potere. E chi realmente detiene il potere? Sono le milizie. Milizie armate che si sono formate attorno ai quartieri, nelle città, nelle comunità, che hanno preso le armi, composte per lo più da giovani che erano disoccupati in precedenza, perché la Libia ha un tasso di disoccupazione molto alto.
30-20% di disoccupazione in Libia, pari per meno di altri paesi, 30% dei giovani erano disoccupati, quindi i giovani molto spesso sono passati da essere disoccupati a essere dei tuwar, dei miliziani, dei combattenti, dei partigiani. Capite che è naturalmente molto difficile far rinunciare a loro anche a questo status. E questo ci fa comprendere come mai, anche dopo il 2011, il monopolio dell'uso della forza che era caduto non sia stato ricostituito. Tutto ciò avviene in un paese come la Libia, che naturalmente è un paese di recente identità. La Libia è una sorta di costruzione italiana che mette insieme tre aree che sono amministrate dall'impero ottomano in maniera autonoma: Cirenaica e Tripolitania, abbiamo già detto, ma poi più a sud, dove c'è la scritta ISPI, diciamo quella è l'area del Fezzan. Quindi tre regioni che erano amministrate autonomamente, che vengono messe insieme dall'Italia. Il colonialismo italiano poi naturalmente crea un sentimento nazionale libico, quindi diciamo che un libico in sé riconosce perlomeno tre identità. Un'identità nazionale, che è comunque molto debole e che è stata faticosamente costruita nel corso del tempo. Lo stesso re Idris Senussi, che ha governato prima di Gheddafi, e a cui alla fine degli anni 40 viene dato dalla comunità internazionale, dall'ONU, l'onere di guidare la Libia, vi sono dei documenti nei quali lo stesso re Idris Senussi si chiede: beh, insomma, voi adesso mi chiedete di governare la Libia, ma io sarò in grado di governare su tutto il paese? Io che provengo soprattutto dalla Cirenaica, mi tollereranno? Chi abita in Tripolitania, a Tripoli, mi accetterà come legittimo sovrano? Quindi vi era già allora una consapevolezza delle dinamiche. La seconda identità è quella regionale, di cui abbiamo detto. La terza identità è l'identità, chiamiamola tribale, clanico-tribale. Quando parliamo, anche questa è stata forse un po' eccessivamente enfatizzata negli ultimi anni, come se in Libia, come dire, esistessero le tribù sedute attorno a un totem. Non stiamo parlando degli indiani d'America. Faccio sempre, come dire, dei paragoni che forse non sono politically correct, ma ci fanno capire e comprendere meglio. Se pensiamo alla Sicilia o al meridione d'Italia descritto da Verga nel passato, capiamo che cos'è un sistema clanico, che cos'è un sistema familistico, familiare, la famiglia allargata. Quindi sostanzialmente non è qualcosa che è molto lontano anche dalla forma mentis dell'italiano. Quindi possiamo comprendere che cos'è. Sistema clanico-tribale si è nel corso del tempo anche trasformato, e si è trasformato in qualcosa che è simile anche ai nostri localismi, direi campanilismi, ma non ci sono i campanili. E anche qui l'Italia un'altra volta può in qualche maniera essere piuttosto descrittiva di quali sono gli antagonismi e i localismi. Qua sono un po' più politica di correnza, perché ne troviamo campanilismi e localismi, ne troviamo da nord a sud. Pensiamo Bergamo contro Brescia, Livorno contro Pisa, Lecce contro Bari, ne troviamo probabilmente in ogni paese. Qua. L'Italia è un fenomeno simile. È un fenomeno simile nel quale cade il monopolio dell'uso della forza, tutti si sono armati contro il regime di Gheddafi e non ci si fida più del proprio vicino. Perché mi devo disarmare io quando il mio vicino è armato? Disarmati prima tu, poi io mi disarmerò. Nel frattempo però c'è stata una guerra e il regolamento dei conti non è finito nel corso del 2011, ma va avanti. Quindi l'illusione è stata quella che la guerra, in realtà il conflitto civile, si fosse fermato con la caduta di Gheddafi. Non era così, non è stato così, e seppure a bassa intensità il conflitto è continuato lungo il periodo. A questo continuano le pressioni, non vado avanti tantissimo, è solo per darvi un
quadro generale e poi avere un dialogo anche con voi, avere le vostre domande, sollecitazioni anche per capire. Io sto parlando molto vagamente, magari alcuni di voi conosceranno la storia libica come me, meglio di me, e altri magari molto meno. Quindi sto cercando di tenere un registro che consenta a tutti di poter farsi un'idea del paese, poi magari lascio la parola a voi in maniera che possiamo capire, posso capire che cosa più vi interessa. La comunità internazionale ha continuato a agire, questo non è avvenuto, non è continuato ad avvenire in un vuoto politico internazionale. La comunità internazionale ha continuato, ad esempio, a chiedere attraverso l'ONU che fossero tenute libere elezioni e che la Libia prendesse una strada di rappresentatività democratica. E così ha fatto. Nel corso del 2011 sono state tenute le prime elezioni libere. I libici ci hanno creduto parecchio nel 2012 i libici ci hanno creduto perché sono andati a partecipare con la stessa fiducia con la quale sono andati i tunisini e gli egiziani, cioè più del 60% degli aventi diritto sono andati a partecipare a queste elezioni. Che cosa è successo progressivamente nel corso del tempo? Che non vedendo migliorare uno le proprie condizioni economiche di tutti i giorni, due, le proprie condizioni di sicurezza, i libici hanno finito per crederci molto poco a questa fase di transizione democratica. I libici sono usciti piuttosto sfiduciati e nel 2014, solamente due anni dopo, ci va il 18%. Quindi la comunità internazionale chiede ai libici di andare alle elezioni, i libici ci vanno per tre volte nel giro sostanzialmente di due anni, perché poi vanno a votare anche nell'assemblea costituente, e il risultato è un drastico calo di fiducia nel processo di transizione democratica. E questo naturalmente crea un grosso problema di legittimità. Perché un problema fondamentale della Libia è la legittimità, cioè chi è legittimo a governare questo paese. Vi sono dei casi di legittimità multiple o plurime, in qualche maniera, che devono essere ridefinite all'interno di una legittimità unica, ed è molto difficile. Pensate a chi ha combattuto una rivoluzione. Il rivoluzionario per antonomasia si sente in qualche maniera legittimato a governare il paese. Io ho compiuto una rivoluzione, ho abbattuto un dittatore che avevo al potere per 42 anni, io sono per mia natura legittimo. E quindi molte delle milizie che avevano combattuto, pensiamo in particolare alla città di Misurata, che è una delle poche città che in Tripolitania aveva combattuto contro il regime di Gheddafi e che viveva di una storica rivalità con la capitale Tripoli, è stata lungamente, duramente colpita. I miliziani di Misurata sono tra i meglio armati, perché la comunità internazionale ha contribuito ad armarli, e si sentono legittimati ad avere un ruolo politico, non solamente militare, nel futuro del paese. Loro sono morti, loro hanno rischiato la vita, e quindi sono una sorta di partigiani. Poi esiste un'altra legittimità, che è la legittimità che ne deriva dalle elezioni. Insomma, chi è seduto in un Parlamento si reputa naturalmente legittimo. Ma come comunità internazionale mi avete detto di fare le elezioni, io siedo all'interno del Parlamento e ora dovrei in qualche maniera diluire la mia legittimità con qualcun altro? No, io sono il legittimo rappresentante del popolo libico. Ma poi ci sono altre legittimità che sono in buona parte concorrenziali. Chi rappresenta una comunità locale, che siano comunità etniche, e vi sono alcune comunità etniche in Libia, i Tuareg, i Tebu, che sono popolazioni in parte a sé stanti, ma anche, come dire, i vecchi, gli elders, che rappresentano la tribù allargata, ma anche rappresentanti locali delle città, perché molte città eleggono anche piuttosto democraticamente. Questo è abbastanza surreale, che in una situazione anarchica vi siano delle comunità che riescano ad avere dei rappresentanti eletti in maniera piuttosto libera. I rappresentanti delle comunità locali si sentono legittimi, sono legittimati dal basso, sono legittimati dalla propria comunità.
E poi ancora un altro tipo di comunità, la comunità è tornata a parlare di lotta al terrorismo e l'ha fatta su scala globale di nuovo. E chi in Libia si candida a fare la lotta al terrorismo si sente in qualche maniera investito di un ruolo. Lo fa il generale Haftar, ad esempio, generale Haftar che controlla la parte arancione a destra, e che in ogni intervista che fa a Repubblica, a Corriere o a qualsiasi altro quotidiano europeo dice: insomma, ma perché combattete i radicali, combattete lo Stato Islamico, ci sono qua io, date le armi a me, combatto io. Si sente legittimato, si sente nuovamente legittimato dalla comunità internazionale, che lo ha investito di un ruolo in qualche maniera, ma poi anche i rappresentanti dell'Islam si sentono legittimati. Di Islam, di rappresentatività dell'Islam durante Gheddafi non si poteva parlare. Era Gheddafi stesso, nella sua omogeneizzazione delle diversità, a essere diventato il capo della comunità islamica. Se vi ricordate, in una delle volte che viene in Italia, Gheddafi fa una conferenza che tiene davanti a centinaio di hostess, ma lo fa sul Corano. Lo fa sul Corano, non a caso, e lo fa alle donne. Lo fa alle donne perché sono ritenute nella cultura islamica il focolare domestico, no? Quindi per cui si parla direttamente alle famiglie, al cuore delle famiglie. Ma lo fa sul Corano. Vuol dire, lui sapeva, era consapevole che l'opposizione in Libia sarebbe potuta arrivare da un'opposizione islamica, e lui cercava di togliere il terreno fertile sotto i piedi, si poneva campione dell'Islam in qualche maniera. Quindi anche rappresentava, una volta che cade Gheddafi, tornano a proliferare figure e partiti religiosi, dai più moderati, diciamo, ai più radicali, e quindi nascono in una situazione di anarchia anche diversi gruppi che in qualche maniera si fanno legittimità dell'Islam. Farsi legittimità dell'Islam nel mondo musulmano, tra l'altro, è piuttosto, come dire, libero e facile, perché non vi è una gerarchizzazione come nella religione cristiano-cattolica, ma vi è la possibilità che ognuno in qualche maniera possa essere il campione dell'Islam. E in questo contesto semi-anarchico è certamente molto facile per alcuni gruppi, come dire, sostituirsi anche allo Stato, fare opere, e questa è un po' la forza anche dello Stato Islamico, è stata la forza dello Stato Islamico in Siria e in Iraq, dove si è sostituito all'autorità statuale, è diventato una sorta di proto-Stato, ma anche alcuni gruppi in Libia hanno fatto lo stesso percorso. Dove c'era la necessità di pulire l'immondizia dalle strade, fare delle collette per i bisognosi, costruire ospedali, fare le scuole, naturalmente i bambini di qua e le bambine dall'altra parte, dove c'era tutta questa necessità, sono arrivati alcuni gruppi radicali, prima Ansar la Sharia e poi lo Stato Islamico. Quindi sostanzialmente la questione della legittimità rimane piuttosto fondamentale in Libia, rimane una questione che è ancora la base di quello che sta succedendo a livello interno e che sarà fondamentale ancora nel prossimo periodo, perché il paese, come sappiamo, è un paese che è ancora spaccato, nel quale il reale potere lo tengono, continuano a detenerlo queste centinaia di milizie che stanno sul territorio. Vi è stata una divisione in due, di cui si tanto si è detto, no? Di questi due governi, forse a un certo punto erano tre, eccetera. Diciamo di due governi in Libia, e la questione è sorta dopo le elezioni del 2014. Nel 2014 i libici vanno a votare, eleggono, partecipa al 18%, come prima, quindi una stretta minoranza, eleggono dei
politici, dei rappresentanti che non sono particolarmente legati all'Islam, sono tutti islamici, intendiamoci, nessuno si può, non si può definire un buon islamico in un paese musulmano al momento attuale, ma non fanno dell'Islam una propria rappresentanza politica. Questo nuovo Parlamento, giustamente, non si ritiene nelle condizioni di sicurezza di instaurarsi nella capitale Tripoli, perché alcuni miliziani radicali possono minacciarne l'incolumità. È una preoccupazione corretta. Meno corretto è il fatto, e meno intelligente, è il fatto che questi parlamentari decidono di rifugiarsi a Tobruk, che vedete sulla vostra destra nella mappa, è l'ultima città, 80 km dal confine egiziano, sostanzialmente mettendosi sotto la protezione egiziana. Quindi pensate a un Parlamento che è eletto dal 18% dei votanti, un Parlamento che non risiede nella capitale ma che va a rifugiarsi sotto, diciamo, la protezione egiziana, un paese esterno, un paese diverso, e che vuole esercitare invece una legittimità su tutto il paese. È naturalmente una situazione molto complessa. È una scelta sbagliata e che viene pagata anche dal fatto che a Tripoli il vecchio Parlamento, che invece era più filo islamista, decide di riunirsi, di tornare in carica dopo una, virgolettiamola, libera decisione della Corte Costituzionale libica, che decide che la mossa di andare a Tobruk non era stata legittima, ma naturalmente decide sempre non nella situazione statuale e di stato del diritto che noi conosciamo tutti i giorni, ma è una situazione nella quale i miliziani stanno fuori dalla porta della decisione che viene presa. Quindi pensate tutte queste decisioni con quale grado di autonomia possono essere, di libertà possono essere state fatte. Quindi sostanzialmente noi ci troviamo con due parlamenti e due governi. A quel punto la comunità internazionale ha evidente il fallimento del processo di transizione libica, l'ONU interviene, cerca di intervenire e comincia un lungo processo di mediazione che sfocerà nel dicembre del 2015 negli accordi di Skhirat in Marocco, per il quale viene deciso un nuovo governo di unità nazionale che si deve instaurare nella capitale Tripoli, anche con l'aiuto di alcune potenze occidentali, in particolare dell'Italia. Il governo riesce a instaurarsi a Tripoli tra il marzo e l'aprile del 2016, quindi due anni fa. È un governo che per lungo periodo esiste solo di facciata, che ha uno scarso controllo territoriale. È un governo che viene nominato dalle Nazioni Unite, quindi dopo una mediazione con alcuni gruppi locali, ma che in realtà neppure esso ha una vera rappresentatività. È un governo che dovrebbe ottenere per entrare in piena carica un'approvazione del Parlamento che si è rifugiato a Tobruk, ma che esso stesso sta sotto il controllo militare di questo generale Haftar, che continua a essere il maggior oppositore a un processo di transizione in Libia. Quindi sostanzialmente il Parlamento di Tobruk non legifera mai con un voto di approvazione verso il governo di Tripoli. Governo di Tripoli che continua a esistere fino ad oggi, che in realtà non ha un pieno potere, ma a sua volta non c'era neppure più il Parlamento che sarebbe dovuto decadere. Quindi dopo diversi inviati, c'è un nuovo inviato delle Nazioni Unite, il libanese Ghassan Salameh, che sta riprendendo in mano la situazione e che sta cercando di ricondurre il paese verso istituzioni unitarie e dare maggiore rappresentatività e capacità di governo al governo che attualmente risiede a Tripoli. È un processo lungo, prevede questa nuova roadmap una elezione del 2018, cioè quest'anno, e che dovrebbe portare a un nuovo governo di unità nazionale. Tutto ciò però comunque non ci garantisce che la Libia possa andare verso una fase di reale stabilizzazione, perché naturalmente la Libia di che cosa avrebbe bisogno più che di elezioni? Avrebbe bisogno di fare nation building e state building, cioè realmente mettere i libici davanti a se stessi e decidere se vogliono essere cirenaici, se vogliono
continuano a essere svizzeri, se vogliono essere la Tripolitania, se vogliono continuare a essere libici, se vogliono continuare e in che maniera vogliono esserlo, su come devono distribuire la risorsa più importante che hanno all'interno del paese, sul grado di autonomia delle varie regioni o delle varie comunità locali. Insomma, deve essere fatta una lunga fase di state building ancora prima di elezioni. Sappiamo benissimo che fare le elezioni talvolta in contesti dove non vi è stato un patto, come dire, sociale preventivo, dove non vi è un vero riconoscimento dell'altro, di chi perde o di chi vince come legittimo, in realtà le elezioni servono più per dividersi che unirsi, ed era esattamente quello che è successo nel 2014. Nel 2014 chi ha perso non ha riconosciuto come legittimo chi ha vinto, e chi ha vinto non ha riconosciuto come legittimo chi ha perso. Chi vince naturalmente non si prende tutto il paese, ma anzi la democrazia è proprio, come dire, la garanzia delle minoranze. Se si va a elezioni senza aver ricostituito tutta questo patto sociale, direi, è molto difficile che il paese possa incamminarsi verso una strada di stabilità. Finisco e chiudo sugli Stato Islamico. Abbiamo detto, lo Stato Islamico ha conquistato in buona parte, questo insomma fu abbastanza clamoroso il novembre del 2014, quando la carovana di ISIS nella città di Derna, nell'est del paese, sfilò. Fu abbastanza evidente il deragliamento della situazione libica, ma poi ancora di più l'ISIS prese potere tra il 2015 e il 2016 attorno alla città di Sirte. Sirte è la città di Gheddafi, la città che diede i natali a Gheddafi, e Gheddafi era di tutto tranne che un islamico radicale, un militare, fan di Nasser, del nazionalismo arabo, eccetera. E perché prende potere ISIS nella città di Sirte? Prende potere perché è una città che viene duramente colpita, ostracizzata e marginalizzata nella fase post-Gheddafi. Proprio perché la comunità di Sirte viene identificata con Gheddafi, che è riconosciuto come tutti i mali del paese. E quindi ci sono le carovane di Misuratini o di altre comunità che, quando non sanno cosa fare, vanno a tirare quattro cannonate a Sirte. Sirte, sostanzialmente i giovani di Sirte si mettono il cappello di ISIS in testa, e come è successo talvolta molto opportunisticamente e per ragioni politiche da altre parti, come in Iraq, dove i Baathisti hanno partecipato in gran parte alla creazione dello Stato Islamico, anche parte degli ex Gheddafiani e della tribù Gheddafa ha aderito, seppur in maniera molto diversa e quantitativamente molto diversa rispetto agli Iraq, c'è da dirlo, hanno partecipato alla creazione dello Stato Islamico. Stato Islamico che poi è stato sconfitto un anno e qualche mese fa, tra novembre e dicembre del 2016, è stato sconfitto nuovamente da una sorta di alleanza delle altre milizie, che non potevano naturalmente più tollerare che lo Stato Islamico avesse conquistato circa 130-140 km di costa in Libia, e anche grazie al supporto della comunità internazionale, naturalmente bombardamenti aerei statunitensi, un intervento indiretto di supporto della comunità occidentale, dell'Italia e di altri paesi. Finisco forse sulla questione migrazioni, per cui magari dopo ci entriamo nelle domande. Perché le migrazioni sono diventate così importanti dal punto di vista quantitativo? L'anno scorso, 2016 anzi, ci sono stati 180.000 sbarchi dalle coste libiche alle coste italiane. È successo perché c'è stato una sorta di processo di industrializzazione della tratta migratoria. Processo di industrializzazione che è avvenuto grazie al fatto, uno, che ci fossero le motivazioni perché le popolazioni africane partissero dall'Africa, naturalmente, ma anche perché la Libia consentiva l'apertura di questa tratta. Perché i traffici illeciti di ogni sorta, che sono sorti, scusate il gioco di parole, dopo la caduta di Gheddafi, sono una fonte di sostentamento prioritario per i libici e per le comunità locali. Ogni volta che un trafficante passa con la sua carovana in una zona, deve lasciare una mancia, una tangente. E quindi è diventato
certamente un business. Un business che ha sostituito molto spesso i proventi del petrolio, perché le conflittualità libiche non hanno più consentito di estrarre ai ritmi precedenti. Da 1,5 milioni ci sono stati dei picchi negativi fino a 200.000 barili al giorno, quindi capite la riduzione praticamente a quasi un decimo. E le comunità libiche, i miliziani, hanno trovato una fonte di sostentamento alternativo. E quindi naturalmente questo si è incancrenito con le motivazioni che spingono parte della popolazione africana a cercare di migrare in Europa. Come dire, la domanda ha trovato l'offerta, che in qualche maniera ha trovato un canale molto disponibile attraverso la Libia. Grazie. Sia dal punto di vista storico, quindi di come si è evoluto il processo politico in Libia e anche le relazioni con l'Italia, sia dal punto di vista dell'attualità, quindi quali sono le problematiche maggiori e anche dove trovano le loro cause. Su tre elementi vorrei porre l'attenzione, che poi sono elementi che ritroviamo anche in altri contesti. Si è parlato appunto delle identità presenti in Libia, e questo è un tema importante all'interno della politica internazionale odierna. Se pensiamo alla spaccatura tra sunniti e sciiti, che ha fatto da sfondo allo sviluppo dello Stato islamico in Iraq, ma anche alla guerra civile in Siria, per esempio, e che sta anche a cornice di quel conflitto geopolitico molto più ampio, che però coinvolge tutta la regione, tra l'Arabia Saudita sunnita e l'Iran sciita. Vediamo come questo concetto di identità, in questo caso identità religiose, sia un qualcosa di molto presente nella politica internazionale del XXI secolo, in particolare quando si parla di questi temi e di queste aree. La politica internazionale, la geopolitica di queste aree non si esaurisce con questa dimensione, ovviamente, però è sicuramente una dimensione da cui partire e da prendere in considerazione. Il secondo elemento è quello del limite degli interventi occidentali. Purtroppo abbiamo una lunga storia da questo punto di vista, che parte dai Balcani e passa per l'Afghanistan, che dopo, ormai siamo nel 2018, quindi dopo 17 anni di intervento, è instabile tanto quanto prima. Passiamo all'intervento in Iraq, questo appunto libico. In tutti questi si vedono alcuni elementi di continuità. Uno tra questi è appunto, come diceva appunto Arturo Barbelli prima, il problema delle elezioni. Spesso sono più un fattore di frattura all'interno della popolazione, proprio su quelle linee identitarie di cui dicevamo prima, che un fattore di unità nazionale. Perché un processo democratico non si costruisce dal giorno alla notte attraverso una semplice elezione, ma è un processo di crescita del paese, quindi serve un processo, appunto, come dicevamo adesso, di nation building, che permetta alla popolazione di essere integrata nel contesto istituzionale. E spesso appunto queste elezioni sono più un limite che un vantaggio. Si è visto chiaramente in Libia, ma lo si era già visto chiaramente anche in Iraq, dove le prime elezioni del 2005 furono boicottate dalla minoranza sunnita, ed è sì una minoranza, ma era il 30-40% della popolazione, per cui era una minoranza numerosa, diciamo. E questi stessi problemi si ripercuotono poi, ed è questo il terzo elemento, sulla marginalizzazione di una parte della popolazione, che poi dà vita a dei movimenti di resistenza che poi sono molto vari a seconda di dove si sviluppano, che però per quanto riguarda il caso che prendiamo noi oggi in considerazione, cioè la Libia, parliamo di Sirte, è ovviamente quello dello Stato Islamico. Le dinamiche sono diverse tra come si è evoluto
in Iraq, che poi si è espanso in Siria e come invece si è venuto in Libia, però ci sono delle similitudini, che è appunto quello di appoggiarsi su una parte della popolazione, far leva su una parte della popolazione che è quella che è stata esclusa dal potere politico, che è quella non contenta dell'attuale situazione politica, e quindi in Iraq si è appoggiato sulla minoranza sunnita, facendo leva di nuovo sulla differenza identitaria con la parte maggioritaria sciita. In Libia invece ha avuto al suo fianco alcuni elementi che erano legati al regime di Saddam, di Gheddafi. Questo ci deve far anche capire come fenomeni estremamente complessi, come sono quelli dello Stato Islamico, ma come anche Al-Qaeda e gruppi similari, siano anche difficili da sradicare. Cioè la vittoria militare, aver liberato Sirte piuttosto che aver liberato Mosul, eccetera, fa vendere giornali mettendo il titolone grosso sulla prima pagina, ma è solo l'inizio della risoluzione del problema, non è assolutamente la conclusione. Perché i problemi da cui quei fenomeni nascono sono problemi molto radicati, molto presenti in quella particolare regione, in quella particolare area, e quei problemi che vanno affrontati attraverso percorsi di, appunto, come dicevamo prima, nation building, ricostruzione delle infrastrutture, miglioramento della condizione di vita della popolazione, integrare la parte di popolazione nella vita politica. Per quanto riguarda l'Iraq, l'integrazione della parte sunnita la vedo molto difficile in questo momento, per cui la problematica di fondo rimane. Per quanto riguarda la Libia, non so quanto gli ex gheddafiani verranno poi reinseriti nella futura Libia, insomma nella futura struttura politica del paese. Detto questo, lascerei spazio a eventuali domande, raccogliamo due o tre, poi prego. Posso? Prego. L'esercito libico che fine ha fatto? Io non ho capito perché in 42 anni di esistenza non è riuscito a diventare un pilone, un soggetto politico capace nel momento del caos di mantenere un ordine, di mantenere uno Stato. In fondo anche l'esercito egiziano non è che abbia molta più esperienza di quello libico, d'accordo, ha fatto diverse guerre, ma anche quello libico in fondo ha combattuto in Chad contro i francesi e quindi dovrebbe aver avuto una certa esperienza. Come mai si è dissolto? Dove sono andati a finire? E mi sembra di ricordare negli anni 60 e 70 e 80 l'esercito libico fosse anche un esercito ben strutturato, ben armato, con carri armati sovietici, con MiG, e poi non se ne è saputo più niente. Altre domande? E poi se è possibile, ma questa è un'altra cosa, a quando sarà possibile fare un'altra serata come questa, ma sulla Siria? Sarà possibile, non so se si riesce a organizzare. C'è una domanda là in fondo, prego. Volevo chiedere, ma nella lettura storica di questi fatti del cosiddetto terzo mondo non c'è una sorta di inconscio complesso di colpa dell'Occidente, che ogni cosa che succede è colpa di gente in Iraq, l'intervento degli americani ha provocato un dissesto in Libia, inglesi e francesi, ma ci sono state grandi rivoluzioni in ambito terzomondista, parlo della rivoluzione comunista in Iran, per non dire della lotta per l'indipendenza dell'India condotta da Mahatma Gandhi senza praticamente sparare un colpo, la lotta contro l'apartheid in Sudafrica condotta da Nelson Mandela, che sono venuti senza che l'Occidente entrasse, vuol dire, a gamba tesa in queste vicende. Per cui non potremmo dire che sì, l'intervento occidentale è stato così, dato un catalizzatore di un fenomeno che comunque sarebbe avvenuto, considerando il fatto che sia l'India che l'Iraq sono paesi costruiti sulla carta, l'hanno ricordato, e l'Iraq stesso comprende etnie, curdi, arabi differenti e religioni diverse. Cioè, ecco,
se non c'è, ripeto, nella lettura degli storici occidentali una sorta di inconscio compresso di quello per essere stati colonialisti, per cui anche dei fatti di cronaca, tipo, non lo so, Francia prende le Bataclan di Nizza, è colpa della Francia che è un paese colonialista, succede in Germania, è colpa del governo che l'ha integrato, insomma, forse è una visione un po' limitata, ecco, una bella domanda. Abbiamo un'altra domanda? No, rispondiamo a questa. Sì. Allora, sull'esercito libico è una domanda intelligente e lecita, perché Gheddafi era e ha compiuto un colpo di Stato nel primo settembre del 1969, essendo un militare libico. Allora la grande ideologia che stava dietro questi colpi di Stato condotti dai militari era il nazionalismo arabo di cui si era fatto campione Nasser in Egitto, e esplicitamente Gheddafi lo citava come proprio mentore. Poi i due poterono incontrarsi per un anno, mi pare, perché Nasser morì nel 1970, quindi ci furono un paio di incontri. E l'ammirazione di Gheddafi verso Nasser era notevole, tant'è che nel primo anno già sostanzialmente Gheddafi avrebbe voluto regalare il paese, no? Era talmente imbevuto di dottrina nazionalista araba che tentò anche poi successivamente, e con risultati più comici, con Sadat, il successore di Nasser, un tentativo di unione pan-araba tra Libia ed Egitto. Poi l'ego smisurato di Gheddafi lo faceva, gli faceva sperare di diventare lui il leader della nazione araba. Era sostanzialmente stato condannato dalla storia, lui nazionalista arabo nato nel forse il più piccolo paese arabo che poteva essere, però dotato di grandi risorse. E quindi sostanzialmente il panarabismo si sviluppò in quel senso. Ma per tornare alla sua domanda, Gheddafi sapeva benissimo che per mantenere il potere non doveva ricreare le stesse condizioni che l'avevano portato al potere. E Gheddafi sembrava un folle, ogni suo, come dire, espressione sembrava parecchio naif, ma dietro questo suo essere naif c'erano delle motivazioni molto lucide. Tenere un esercito diviso, debole, aveva i suoi vantaggi nel fatto che lo poteva controllare e soprattutto non doveva ricreare le stesse condizioni che avevano portato a un colpo di Stato contro il regime di Eritrea. Sapeva bene come compiere un colpo di Stato, che Gheddafi l'aveva compiuto a 27 anni, era una sorta di enfant prodige degli autocrati, Gheddafi. E quindi sapeva benissimo i rischi che andava incontro. È vero che aveva collezionato una serie infinita di armi, era una politica quella di acquistare armi che poi finivano un po' in tutti i vari gruppi guerriglieri sparpagliati in giro per il Medio Oriente e per l'Africa, perché attraverso questa politica anche vantava una sorta di capacità di influenza egemonica sull'area, creava dei legami con i gruppi guerriglieri che poi una volta andati al potere gli sarebbero stati in qualche maniera riconoscenti amici, quindi era una politica anche quella, quindi molte delle armi che comprava si sono disperse. Non vi era un vero ragionamento logico di rafforzamento. Comprare le armi dalla Russia serviva anche per posizionarsi politicamente in funzione anti-imperialista americana, quindi c'erano sempre delle logiche diverse relativamente. È vero che aveva comprato i primi furono i Mirage dei francesi, i primi a vendere armi ai libici e ai Gheddafi furono nel dicembre del 1969, cioè non avevano ancora capito chi era Gheddafi in realtà, perché non aveva capito nessuna comunità internazionale, ma i francesi vendono 150 Mirage 3 mesi dopo senza sostanzialmente che va al potere. Quindi, non si fanno molti scrupoli francesi sulla vendita delle armi, non ce li facciamo neanche noi italiani, nella verità. E poi ha continuato a comprarli anche dalla Russia e dall'Unione Sovietica in particolare.
però non erano, non sono mai stati mezzi che sono stati messi a efficienza. Ad esempio i libici non avevano mai, e tuttora anche durante il conflitto, gli aerei che si sono alzati in volo erano pochissimi, quindi in realtà avevano bisogno di manutenzione, i piloti non erano in grado di pilotarli. Si dice che durante il Chad, durante il conflitto del Chad, fossero talvolta come dire, contractor occidentali e talvolta anche italiani a, a combattere sugli aerei che combattevano in Chad per i libici. Dall'altra parte i chadiani ci combattevano i francesi. Quindi in realtà c'era una scarsa forza dell'esercito, perché volontariamente lo teneva piuttosto debole. E negli ultimi anni soprattutto l'esercito era messo nella mano di alcuni dei figli. Questo Camis, ad esempio, che poi rimane ucciso durante il conflitto, aveva in mano una sorta di guardia presidenziale, e quella sì era ben armata, e infatti è stata l'ultima a cedere a Tripoli nell'agosto o settembre del 2011. Anche lì c'erano legami familistici, per cui naturalmente armava il gruppo che era tenuto e presidiato dal figlio molto, molto di più rispetto agli altri. È vero che nel 2011 parte dell'esercito si frammenta e alcuni militari passano dall'altra parte. In particolare in Cirenaica, a Bengasi, quando vi è una sollevazione, quindi parte dell'esercito passa dall'altra parte. Questo ci si spiega qual è la caratteristica della rivoluzione libica, che è stata una rivoluzione armata. Le altre rivoluzioni in Tunisia e in Egitto, che abbiamo visto, le armi impugnate dai ribelli, dai rivoltosi. In Libia abbiamo subito visto, in parte perché parte dell'esercito si è spaccato, in parte perché sono arrivate subito le armi anche dall'esterno, quindi c'è stata un'influenza all'esterno. Su quella domanda sul complesso di colpa è una bella domanda, è molto difficile rispondere. Probabilmente c'è un complesso di colpa, ma non mi sembra che i decisori politici se ne facciano molte quando prendono le decisioni, insomma, no? Gli Stati Uniti sono intervenuti nel 2003 senza farsi molti scrupoli di colpa, i francesi lo fanno nel 2011 in Libia senza pensare molto, anzi probabilmente nell'illusione che il loro intervento sia a favore della nuova popolazione. Cioè in realtà c'è una scarsa conoscenza. Penso che il complesso di colpa giochi un ruolo, abbia un ruolo, e come dire, il mondo è permeabile, cioè nulla esiste in un vuoto drammatico. Tutti gli eventi avvengono con una sorta di influenza esterna di qualche tipo, o di interferenza esterna, ci sono sempre, c'è in ogni rivolta autoctona, c'è un grado di autenticità nella rivolta libica, non tutto è stato indotto dall'esterno, ma poi subito vi è stata un'interferenza esterna. Quindi i francesi, più che complesso di colpa, pensavano di avere un compromesso, Sarkozy ha cercato di far comprendere che ci sarebbe stata una colpa se non fossero intervenuti. Cioè era necessario intervenire a supporto di questa popolazione. Era forse un po', come dire, strumentalizzato dagli editoriali di Bernard e Henri Lévy, che ogni 3x2, consigliere di Sarkozy, ci diceva che i suoi amici da Bengasi gli dicevano che erano tutti pronti per una nuova Libia democratica e libera. Quindi, ecco, insomma, no, c'è naturalmente un grado di scarsa comprensione delle dinamiche locali. Se pensiamo che i francesi e gli inglesi hanno cominciato a bombardare dopo una settimana, avevano finito le bombe, questa è la verità. Questo faceva capire il grado di scarsa conoscenza della Libia. Cioè pensavano che tirando praticamente, sostanzialmente, dichiarando che sarebbero intervenuti, sganciando 3 bombette, Gheddafi se la sarebbe data a casa. Ma uno, non conoscevano il personaggio di Gheddafi, c'è morto in quel paese, non è scappato, non era Ben Ali, non è Mubarak. Si reputava un ideologo, pensava nel suo egocentrismo di averlo creato lui il paese Libia, e sicuramente non sarebbe scappato. È facile dirlo adesso, ma onestamente lo dicevo anche in quei mesi del 2011, non me lo vedevo Gheddafi che scappava dal paese
come un penalino qualsiasi. Perché la storia era diversa, era una storia personale molto diversa, una storia libica molto diversa, ma anche perché è molto difficile, torniamo al rent estate, è molto difficile che la gente, come dire, abbandoni la madre, la mano di chi ti dà i soldi. Gheddafi aveva creato un sistema di patronaggio, per cui la mano del padre fai molto fatica a staccarla, anche se dall'esterno ti dicono che quel padre è un assassino. Quindi a Bengasi, in Cirenaica, dove non arrivava una distribuzione della rendita corretta, subito ci si è staccati da Gheddafi. In Tripolitania non lo si è quasi mai fatto, neanche nell'agosto del 2011, quando sono arrivati i misuratini e i berberi da fuori all'interno della città di Tripoli. Quindi capiamo in realtà che vi è un mondo piuttosto complesso e vi sono dinamiche di permeabilità, e complesso di colpa è un tema molto suggestivo, penso. È vero che ci sia, io non sono convinto, naturalmente non sono di quelli convinti che reitera l'idea che ogni cosa che succeda sia responsabilità dell'Occidente. Non è così. Non è così. Ci sono dinamiche. Il jihadismo è la creazione di una corrente radicale jihadista. È colpa dell'Occidente? Sì e no. Cioè, siamo responsabili di invasioni all'interno del Medio Oriente per lunga parte della storia? Sì, lo siamo. È una nostra creatura diretta? No, non lo è. È un mondo islamico che deve trovare una propria direttrice, direzione politica, che sta vivendo una fase acuta di conflittualità interna. Quindi ci sono sempre motivazioni autoctone e motivazioni esogene, diciamo, che in questo periodo fanno sì, ad esempio, che sia molto forte la conflittualità interna nel mondo islamico e che ci sia qualcuno che si pone a campione, a rappresentante del mondo islamico, e lo faccia nella maniera più radicale possibile. E questi gruppi hanno una grande convenienza nell'indicare il nemico occidentale come la causa di tutti i mali del mondo arabo-musulmano. Entriamo nella loro perfetta logica. Facciamo credere che non siamo noi, una cosa che utilizzano tutte le popolazioni, che noi italiani lo sappiamo bene, lo utilizziamo più di altri, quella di dare una responsabilità sempre a qualcun altro, che può essere la potenza straniera, la Germania, che ci tiene sotto scacco all'interno dell'Unione Europea, che può essere il nostro governo, ma in realtà il nostro governo siamo noi, quindi abbiamo sempre di lamentarci verso qualcun altro. È molto facile sempre trovare qualcun altro che è la causa dei nostri mali. I gruppi jihadisti trovano che siano spesso l'Occidente, che sia spesso l'Occidente la causa di tutti i loro mali. In parte può essere così, in parte naturalmente non è così. Anche perché poi... Posso farne un'altra, se il tempo lo consente? Sì, solo un secondo. Brevissimo. Poi lascio la parola. No, anche perché poi appunto questa è proprio la dinamica che serve ai gruppi jihadisti per poi compattare il fronte interno, cioè il fatto di identificare un nemico comune all'esterno è proprio ciò che permette a questi gruppi di raccogliersi al proprio interno, diventare dei gruppi compatti, più o meno compatti, poi in realtà ci sono molte differenze al loro interno, sia dal punto di vista ideologico che dal punto di vista degli obiettivi politici. Però l'istituzione di un nemico brutto e cattivo, cioè l'Occidente, inteso poi in vario modo, Israele, a volte l'America, a volte l'Europa, a volte un Occidente non ben definito, per cui è una definizione molto vaga, però il fatto di dare questa idea di nemico diventa una chiave di lettura poi verso l'interno, verso i propri membri del gruppo, affinché questi trovino un'ideologia comune e un obiettivo comune da combattere, al di là poi delle realtà sul campo. Insomma, ISIS è nato sostanzialmente come una contrapposizione interna al mondo islamico, non certo per contrapporsi all'Occidente. Questa è stata una dinamica poi successiva, in particolare dopo la caduta, la conquista di Mosul, quando poi è iniziata l'operazione americana in Iraq. Se avete domande? Mi piacerebbe, se possibile, sapere qualcosa di più sulle manovre di Putin in Libia. Che cosa si propone? Lo so che è una cosa. Vado io. Sì. Raccogliamone anche altre, se ce ne sono. No, non rispondo a questo, poi eventualmente
ne raccogliamo altre. A questa rispondo io, perché con Arturo abbiamo scritto un volume, ho partecipato scrivendo un capitolo proprio sulle relazioni tra la Russia e la Libia. Putin, la Russia in generale, ha dei grossi interessi, su questo non c'è assolutamente discussione. Con la fine della guerra fredda la Russia ha, l'ex Unione Sovietica, quindi oggi la Russia ha perso tutti quegli sbocchi sui mari caldi che aveva in precedenza. Con la guerra in Siria ha cercato di riottenerli e in Siria ci è riuscito perfettamente. La Libia ovviamente è un contesto molto più complesso, molto più complicato, però soprattutto dal 2014 in poi l'appoggio ad Haftar è stato esplicito da questo punto di vista. Lo stesso generale è stato in visita a Mosca più di una volta, ha dei contatti diretti, è appoggiato dall'Egitto che a sua volta è in stretta correlazione con la Russia, e le forze armate russe e le forze armate egiziane hanno svolto in passato, negli ultimi anni, esercitazioni congiunte. Contractors russi sono stati individuati in Libia nel corso degli ultimi anni. È sempre però rimasto, se diciamo in Siria l'intervento russo è stato qualcosa di diretto, molto mediatico anche da questo punto di vista, quindi aviazione, lancio di missili, navi, eccetera, in Libia è stato molto più cauto, perché appunto la Libia è sicuramente una situazione molto più complessa per la Russia, che rimane anche molto più lontana, quindi dal punto di vista logistico molto più difficile da raggiungere. E dal punto di vista politico è un punto complesso, perché ci sono svariati attori internazionali, come accennavamo prima, l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Gran Bretagna sicuramente, ma gli Stati Uniti, ci sono interessi di potenze regionali, pensiamo anche a Qatar piuttosto che all'Arabia Saudita, per cui è un gioco delle parti. Sicuramente ha guadagnato posizioni rispetto a qualche anno fa, non è assolutamente vicino a una posizione similare a quella che ha in Siria, anche perché la situazione in Libia è meno chiara da questo punto di vista, però possiamo dire che ha ben giocato le sue carte, e quindi in questo momento ha una posizione invidiabile nello scacchiere, e sicuramente quando e se mai ci sarà occasione poi a livello internazionale di mettersi a un tavolo per cercare di risolvere la problematica, la posizione russa sarà una posizione di cui tenere assolutamente conto. Sì, capisco, grazie. Prego. Altre domande? Sì? La mia domanda si riferisce al discorso degli esuli di cui parlava lei prima. Parte da un libro che ho letto recentemente di Shah Matar, Il ritorno, che è bellissimo. Lui è un esule che ritorna a cercare il corpo del padre, è colto, quindi rappresenta una borghesia illuminata. Gheddafi ha lasciato una minima, il regime di Gheddafi ha permesso che nascesse una minima elite all'interno della Libia, un pochino colta, preparata a livello universitario, così come il vecchio Idris permetteva, che faceva studiare all'estero le persone. Scusa, c'è qualche altra domanda, perché abbiamo più solo 5 minuti, per cui il tempo della risposta e poi dovremo. Sì, se c'è qualche altra domanda così da. Ok, possiamo rispondere così. Ma se dovessi dare una risposta tranciante, no. Non ha permesso in realtà che ciò avvenisse. Dietro, diciamo, all'immagine di una Libia che mette le donne sulla stessa parità con gli uomini, dietro a tassi che talvolta sono più che discreti di scolarizzazione, eccetera, ad esempio anche tassi di benessere nel paese, eccetera, io penso che il vero problema sia anche un problema culturale. Cioè, è anche un vincolo anche da questo punto di vista, perché la redistribuzione della rendita schiaccia la classe borghese, cioè fa sì che non esista una classe borghese sviluppata.
e oltretutto la Libia, come dire, ha sempre avuto un renti estate molto basilare, non sono neanche gli Emirati Arabi. Gli Emirati Arabi sono diventati un centro finanziario per certi versi molto importante del Medio Oriente, ha avuto una capacità di sviluppo da questo punto di vista, e, come dire, ha creato una classe borghese particolare, ma è stata creata una classe borghese. In Libia questo, gli unici borghesi, l'unica classe borghese che conosco è la classe borghese che esisteva prima della scoperta del petrolio, cioè una classe borghese che si era e che si stava sviluppando progressivamente, che è composto da famiglie storicamente borghesi che facevano i commercianti soprattutto, che avevano attività commerciali importanti anche. Famiglie che erano già importanti ad esempio durante il periodo ottomano e che hanno avuto sempre una rilevanza soprattutto nei centri cittadini, a Bengasi, a Tripoli e a Misurata. Misurata è una città, forse l'unica città, diciamo, borghese può essere Misurata in qualche termine, che è una città sul mare con aperta agli scambi, eccetera. Quindi sì, nelle città esiste una piccola classe borghese, ma certamente non è paragonabile a quella egiziana o a quella tunisina, e non lo è perché la rendita in realtà non necessita di una classe borghese. Lo Stato, in questo caso il papà Gheddafi, vende gli idrocarburi all'estero, incassa la rendita e dà la paghetta a tutti. Questo anzi crea una comunità viziata che è poco predisposta all'imprenditorialità, ad esempio, che ricorre nei lavori più bassi a manodopera africana. Durante il periodo di Gheddafi, nell'ultimo periodo, c'era 1,5-2 milioni di africani che trovavano lavoro in Libia. Quindi in realtà la Libia era un paese di emigrazione, cioè nel quale si andava per trovare un lavoro. Gli africani andavano a trovare un lavoro, spesso andavano in Libia e mandavano a casa sufficienti rimesse e poi tornavano. Quindi molti degli africani che stavano in Libia non avevano alcuna intenzione di venire in Europa, perché trovavano già lavoro lì nel campo dell'edilizia, nel campo delle costruzioni, nel campo dell'energia. Quindi in realtà la Libia ha bisogno comunque, anche questo, se tornasse a uno sviluppo economico decente, di tutta una ricostruzione, per quale avrebbe bisogno in ogni caso di manodopera africana, perché è un paese molto viziato da questo punto di vista. Quindi sappiamo che alcuni lavori libici non li svolgono, perché sono stati viziati da 40 anni di rendita petrolifera. Sì, ultimo. L'esercito libico è particolarmente corrotto oppure rimane ideologicamente, prima rimanevano ideologicamente legato al regime? Com'è che il regime è stato? Qualche problemino l'esercito dovrà avere? Ma certo, certamente, come avevamo detto prima, l'esercito era un esercito debole. Anche qua, certo, un livello di corruzione, in tutti questi paesi i livelli di corruzione sono abbastanza, ma non penso che fosse il problema dell'essere corrotto. Il problema era quello di non essere efficiente, di non essere adeguatamente forte da ogni punto di vista. Poi vorrei chiedere qual è stato il ruolo della Libia con l'Unione Africana, che fino ha fatto questo progetto? L'Unione Africana continua a esistere, naturalmente, al di là della Libia, quindi il progetto continua a esistere. È vero che la Libia di Gheddafi era uno dei 5 maggiori finanziatori dell'Unione Africana, insieme a Nigeria, Algeria, Sudafrica e qualche altro, mi sembra. Quindi certamente l'ideologia panafricana era diventata una sorta di sostituto, di surrogato alla caduta del nazionalismo arabo per Gheddafi. Cioè, quando Gheddafi aveva capito e si era disilluso del fatto che potesse esserci realmente una nazione araba, perché avversato dagli altri leader arabi, perché i leader arabi non si mettono mai d'accordo,
perché ognuno naturalmente attraverso un progetto di nazionalismo arabo vi proietta la propria egemonia sugli altri, quindi naturalmente fallito il periodo della grande ideologia del nazionalismo arabo, Gheddafi aveva bisogno di una nuova ideologia in qualche maniera per proiettare la propria egemonia, e il panafricanismo gli ha offerto questa chance. Anche questo però nascondeva, come dire, lui si faceva narrare come i re dei re dell'Africa, eccetera. Tutta una creazione di retorica che naturalmente nascondeva intenti egemonici sull'area. Ma è, come dire, solo due parole sul ruolo dell'Italia in... Allora io mi leggo, perché volevo concludere la stessa cosa, parliamo a questo punto di intervento in Niger, visto che si lega un po' a tutto. Il ruolo dell'Italia, diciamo, il ruolo storico dell'Italia o attuale? Attuale, con l'Italia, o la posizione dell'Italia e la politica estera. Io sono stato piuttosto critico nel 2011 sull'Italia. Sono stato molto critico perché pensavo onestamente che se uno vanta una relazione privilegiata con un partner, il momento di esercitare questa relazione privilegiata è quando il partner è in difficoltà. E noi vantavamo una relazione privilegiata perché avere una relazione stabile e forte con Gheddafi era nel nostro interesse nazionale. Abbiamo detto per quali motivazioni: motivazioni di stabilità dell'area, motivazioni di controllo dell'immigrazione, motivazioni energetiche e commerciali, complementarietà economica. In realtà, quando Berlusconi nel marzo del 2011, anzi quando gli chiede, insomma, Berlusconi reinterverrà in qualche maniera, avevamo firmato un trattato di amicizia nel 2008 con la Libia, lei interverrà, lui dice no, non interverrò su questo. Quindi in realtà quello è stato l'errore. Si poteva fare altro, si poteva tenere una posizione diversa. Probabilmente sì, mi sono fatto anche l'idea, la Germania ad esempio tenne una posizione diversa, non votò l'intervento armato alle Nazioni Unite nel quale risiedeva temporaneamente come seggio nel Consiglio, tenne una posizione diversa rispetto a quella italiana. Probabilmente l'Italia in quel periodo non fu in grado di tenere una posizione diversa. Dobbiamo tornare al 2011 è proprio il momento più critico per l'economia italiana. E come dire, eravamo sotto l'attenzione di tutta la comunità internazionale e il momento di straordinaria debolezza della posizione italiana all'interno dell'Unione Europea. Forse in un altro momento, con un'altra forza, avremmo potuto dire la nostra, ma avremmo potuto dire sì, attenzione, interveniamo in Libia, ma dopo che cosa succede? C'è stato anche un tentativo in qualche maniera di contrapporsi all'asse franco-britannico, con il tentativo di creare un asse con la Germania. Se vi ricordate, ma non vi ricordate, è un po' da nerd, studio svegli. A un certo punto il ministro degli esteri, allora Frattini, dichiarò c'è una proposta alternativa all'intervento, stiamo lavorando con la Germania. È molto probabile che a livello ministeriale i due paesi stessero lavorando. Quando però la Merkel doveva dare un supporto in un momento molto delicato e creare realmente una relazione, un asse politico sulla questione libica con l'Italia, la Merkel non lo fece. Quindi probabilmente a livello ministeriale si stavano lavorando a altre opzioni che si sarebbero potute contrapporre alla missione militare voluta dai francesi e seguita secondo a seguito britannici. Ma l'Italia non ebbe una forza sufficiente. A quel punto decise di fare quello che si chiama in termini tecnici bandwagoning, cioè salto sul carro del vincitore. Quando vedi che la NATO e i tuoi alleati sono tutti schierati contro Gheddafi, capisci che molto probabilmente Gheddafi cadrà e non puoi essere escluso dai giochi futuri. E quindi trovi più conveniente a questo punto fare un ribaltamento delle alleanze e tutto sommato aderire alla missione internazionale contro il regime militare. Io penso che dopo quell'intervento, che non fu nella nostra convenienza, l'Italia ha sempre cercato, onestamente, più delle altre potenze, di avere una posizione coerente.
L'Italia è nelle migliori condizioni per conoscere che cos'è la Libia. La conosciamo in effetti, meglio di tutti gli altri. Non parlo di mondo accademico, ma parlo anche in realtà di mondo politico, di affinità, di vicinanza. Quindi per cui sappiamo meglio degli altri che cos'è la Libia. E in qualche maniera ce ne siamo fatti interpreti. Negli ultimi 3-4 anni siamo riusciti a creare, soprattutto nell'ultimo periodo con Obama, dell'amministrazione Obama, un asse con gli Stati Uniti per la stabilizzazione del paese. Magicamente nessuno la risolve, la stabilità della Libia, un processo come abbiamo visto molto lungo che deriva da un sacco di motivazioni. Però sarebbe importante che la comunità internazionale avesse una voce sola, parlasse ai libici con una voce sola. I libici si frammentano molto facilmente per tutte le motivazioni che abbiamo visto. Se trovano all'esterno delle sponde, questi frammenti di Libia trovano all'esterno delle sponde, continuano a reiterare le motivazioni della frammentazione. Quindi in realtà bisognerebbe arrivare a una posizione, e in questo l'Italia ha avuto forse unico paese e anche unica area per l'Italia nella quale ha una capacità di influenza reale. Non ha la capacità l'Italia di sistemare la questione libica da sola, nessun paese ce l'ha, però più di altri ha lottato per una reale stabilità della Libia e soprattutto ha lottato per una inclusività. Cioè l'Italia più di altri ha capito che il mantra da conservare, la linea guida da perseguire anche come politica estera è quella della inclusività. Cioè non c'è una soluzione militare. Se speriamo, pensiamo che il generale Haftar si prenda tutto il paese in 2 settimane, reiteriamo l'errore dei francesi e degli inglesi quando sono intervenuti nel 2011. La situazione è talmente complessa, frammentata, per cui nessuno domani mattina riuscirà a governare il paese. Quindi, da dove può nascere una soluzione? Solamente da una soluzione che sia il più partecipativa e inclusiva possibile. Quindi bisogna in realtà lavorare molto dal basso, cercare di far sì che i libici si mettano d'accordo e si mettano d'accordo con il più alto grado di autonomia. Poi anche noi abbiamo i nostri interessi da conservare e l'abbiamo fatto nell'ultimo periodo in maniera abbastanza coerente, devo dire, perché se nel 2014 pensiamo che eravamo additati di essere amici del governo di Tripoli, che era un governo islamista, ora siamo additati di essere vicini ai maggiori sostenitori di Sarraj, che è il governo delle Nazioni Unite. Quindi in ogni caso siamo stati capaci di far arrivare a Tripoli un governo delle Nazioni Unite. Forse questo, poi Sarraj viene accusato di essere una marionetta nelle mani dell'ONU e degli occidentali, per certi versi, per alcune non sono infondate. È un governo che è molto sostenuto dall'esterno, però l'Italia sta anche cercando di lavorare, come ha fatto a livello locale, per dare una solidità. L'ha fatto il generale Serra, che era il consigliere dell'inviato speciale Martin Kobler, il tedesco, che gli è stato fino all'anno scorso. Il generale Serra l'ha fatto a livello delle milizie, cioè ha costituito una base di supporto dei miliziani, perlomeno parte dei miliziani che stanno a Tripoli e nella Tripolitania, a supporto del governo di Sarraj. E questo sistema di alleanze, seppur fragile, seppur debole, seppur nulla di definitivo, sta tenendo ancora adesso. Se il governo di Sarraj è riuscito a intervenire mandando i propri miliziani per tenere l'aeroporto l'altro giorno, quando vi sono stati dei miliziani criminali che l'hanno attaccato solamente per liberare alcuni prigionieri che erano detenuti nella prigione dell'aeroporto, e questo un po' insomma è anche un lavoro che sta facendo l'Italia per dare una credibilità, per dare una base di supporto militare anche a questo governo di Sarraj. L'Italia è impegnata con la missione Ippocrate a Misurata, città che ha subito ingenti danni durante il conflitto con Gheddafi e che poi si è prestata per sconfiggere l'ISIS a Siria. Quindi questa è una mossa, non solamente una mossa militare, 300 uomini, una missione di un ospedale, non sono simbolici dal punto di vista militare, ma sono simbolici dal punto di vista politico. Come lo è dal punto di vista politico la missione in Niger. La missione in Niger che viene fatta in Niger, dove si trova Niger a sud della Libia, perché? Perché? Perché ci interessa naturalmente il controllo delle frontiere libiche. Se esercitiamo il controllo delle frontiere libiche, abbiamo la possibilità di diminuire i traffici illeciti.
traffici illeciti di qualsiasi tipo hanno interesse in questo momento, soprattutto quelli migratori. Quindi in realtà non si può fare un intervento nel sud della Libia perché sarebbe probabilmente troppo pericoloso, si fa un intervento nel nord del Niger. Certo, anche qui 400 soldati non possono garantire la sicurezza di tutto il confine, ma possono contribuire a un lento rafforzamento delle forze del Niger che sono preposte a questi controlli. Quindi naturalmente si tratta di una collaborazione competitiva con la Francia. Vi ringrazio tutti per la partecipazione, vi ricordo che il prossimo incontro sarà il giovedì 8 febbraio sul tema American First.